Gli studenti della quinta A del liceo artistico Maffucci di Caletri si sono aggiudicati il primo premio del certamen nazionale Giustino Fortunato nell'ambito della sezione Industrial Design, giunta alla 16ª edizione. Grande soddisfazione del dirigente scolastico Gerardo Cipriano, un riconoscimento importante che rappresenta per l'istituto la conferma, come sia punto di riferimento di eccellenza per l'insegnamento del design e per la formazione dei ragazzi in tale disciplina. Gli alunni della classe quinta del liceo artistico sono stati davvero spettacolari nell'esecuzione di quest'opera, che io considero veramente un'opera d'arte. L'aggiudicazione di questo importante premio, quello del Certamen Nazionale Giustino Fortunato, giunto alla 16ª edizione, ormai è una consuetudine, perché insomma già il liceo artistico del Maffucci ha più volte conseguito. Ha conquistato il podio, quindi al primo posto, e rientra all'interno di quelle che sono la mission e la vision del nostro istituto. Le competenze dei nostri ragazzi sono sempre finalizzate, lo vediamo in concreto, sono sempre finalizzate alla garanzia del successo formativo. E la realizzazione di opere così belle, così importanti, permettono appunto di mettere in atto le abilità, le competenze, tutte le azioni che vengono quotidianamente messe in campo a scuola e poi ovviamente concretizzate attraverso il conseguimento di premi così, così importanti. Preside al suo fianco, c'è una delle protagoniste, del Certo. riconoscimento del lavoro premiato che è Ludovica Siconolfi, alunna della quinta A. Ludovica, un riconoscimento importante per una progettualità studiata nei minimi particolari, tenendo presente una progettazione riguardante uno specchio da inserire in un foyer di un teatro. Sì. Come avete realizzato questo progetto? Siamo partiti pensando a un nesso tra cultura e design e siamo arrivati ad ispirarci alla metafora dell'iceberg di Freud, dove appunto la punta rappresenta il conscio, l'inconscio è costretto al di sotto della superficie dell'acqua, e da questo siamo partiti per realizzare quest'opera che non ci aspettavamo, riesco a questo successo, diciamo, e di cui è dovuto al squadra e alla forte popolazione. Il tema di questa edizione nella sezione Industrial Design era la progettazione di uno specchio da inserire in un foyer di un teatro. Lo specchio, inteso come oggetto di design, doveva rappresentare un'occasione per scaturire una riflessione sull'io e sull'identità dell'uomo. È un lavoro di squadra, è un importante obiettivo che è stato conseguito come una squadra, quindi di nuovo ringrazio gli alunni della Quinta A, Azzurra Ciccone, Raffaella Meiola, Ludovica Siconolfi che è qui con noi, Evelyn Xangò, Roberta Russo, Pietro D'Elia, che sono stati guidati da egregiamente dai docenti Lino Iorlano e Rolando Buonomo. Ma a questo aggiungo anche il professore Antonio Vella, che è referente dell'indirizzo. Quest'opera veramente è stata fortemente voluta da noi tutti per mettere, come già ho detto, in campo queste splendide competenze. Le studentesse e gli studenti con questa opera hanno interpretato appieno l'identità del liceo artistico. Questo indirizzo orientato allo studio dei fenomeni estetici, senz'altro, ma anche alla pratica artistica. Ed è proprio passando attraverso i metodi specifici e le tecniche relative, la padronanza dei linguaggi, che è possibile fornire agli studenti gli strumenti necessari non solo per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale, ma per valorizzare le risorse locali. Lei faceva riferimento all'importante tradizione della lavorazione della ceramica. Si parte da questo per ampliare ovviamente gli obiettivi. Approfondire e sviluppare le conoscenze, le abilità, tutto quello che è relativo alla creatività e alla capacità progettuale nell'ambito delle arti. Ma
Queste attività laboratoriali sono importantissime perché innanzitutto permettono ai nostri ragazzi obiettivamente di affrontare qualsiasi percorso universitario, ma permette anche loro di approcciarsi a quello che è il mondo del lavoro. I nostri ragazzi con competenze così importanti, così elevate, sono effettivamente spendibili nel mondo del lavoro, possono intraprendere un'attività professionale, possono trovare una collocazione nei musei, nella gestione di servizi culturali, in parchi, enti locali, sovrintendenze, ma possono intraprendere anche percorsi universitari come, non so, penso alla laurea in ingegneria, all'architettura, l'Accademia delle Belle Arti che è direttamente collegato al loro percorsi, ma con il semplice diploma possono diventare progettisti di interni, possono diventare decoratori, tecnici. Insomma, veramente uno dei campi più importanti che mi viene da suggerire è proprio quello del web designer, perché i nostri ragazzi hanno delle competenze digitali anche molto avanzate che possono essere tranquillamente collegate al loro percorso specifico legato appunto al liceo artistico. L'idea progettuale nasce dal concetto universale della conoscenza di sé che ha origine nella mitologia, nella letteratura, nella filosofia, nell'arte e nel teatro in particolare, che da sempre ha indagato nell'animo umano. Il passaggio dalla realtà all'immaginario ha sempre caratterizzato il mondo teatrale, una realtà che è percepita in base a regole fisiche già ben definite, ma spesso essa può essere stravolta, proprio come l'intenzione dell'opera di industrial design che prende il nome di Il Riflesso dell'io, il quale attraverso l'uso di specchi e rifrazioni intende illudere la realtà. L'opera artistica installata nel foyer di un teatro permette di vivere un'esperienza introspettiva e prende forma dalla metafora freudiana dell'iceberg. La metafora esprime perfettamente la psiche umana, la parte cosciente, razionale, detta io, corrisponde alla punta dell'iceberg, mentre ciò che è sommerso in profondità, ovvero la parte più consistente, è l'inconscio, che sfugge al controllo del soggetto ed è il reale artefice di tutto. La base rappresenta uno specchio d'acqua che riflette ciò che si cela sotto di esso, ovvero l'inconscio. Le pareti esterne sono caratterizzate da uno stile moderno che vede l'utilizzo di frammenti di specchio che riflettono l'ambiente circostante e rappresentano le diverse percezioni dell'immagine di noi stessi. All'interno è possibile immergersi in un'atmosfera surreale, dove la nostra immagine si disperde nella dimensione dell'inconscio. L'obiettivo di questa opera è stato quello di far nascere una riflessione sull'io e sulla coscienza e conoscenza dell'individuo. È mia intenzione, come dicevo poc'anzi, collocarla all'interno del polo liceale in via Palude dei Pittoli, perché lì già ci sono delle bellissime copie di opere importantissime, insomma, a livello planetario. Però la mia idea è proprio quella di collocare quest'opera in modo che sia visibile e fruibile da parte di tutti gli studenti o da parte, insomma, degli stakeholder, di chi vorrà visitare il polo liceale, anche pensando ad un'attività di orientamento per il prossimo anno scolastico. Ma l'ambizione è ancora più alta, quella di realizzare all'interno di mostre itineranti questa struttura in modo che si possa davvero fruire e mettere e verificare in maniera tangibile quelle che sono le straordinarie competenze dei miei ragazzi. Il liceo artistico Maffucci di Calitri, dopo essersi aggiudicato negli anni scorsi due primi posti e un terzo posto, con questo ulteriore primo premio si afferma come punto di riferimento di eccellenza per l'insegnamento del design e per la formazione dei ragazzi in tale disciplina.